I piani di Monte dei Paschi di Siena ripartono da zero. L'operazione di salvataggio sul mercato, impostata a luglio dall'ex AD Fabrizio Viola e rifinita a ottobre dal suo successore Marco Morelli, è fallita. Ora i programmi dovranno essere rivisti alla luce dell'intervento dello Stato. I vertici di Rocca Salimbeni dovranno quindi rielaborare il piano industriale e ripensare la cessione dei 27,7 miliardi di sofferenze, quella che ha determinato la richiesta della BCE di ricapitalizzare la banca per 5 miliardi. Richiesta che, secondo quanto scritto ieri dal Sole 24 Ore, sarebbe salita a 8,8 miliardi. Francoforte ha infatti prescritto a Monte dei Paschi di ripulire il proprio bilancio liberandolo dai crediti deteriorati che, secondo gli schemi senesi approvati a luglio-ottobre, verrebbero ceduti al 33% del loro valore. Tutto ciò comporta il bisogno di un rafforzamento patrimoniale. Anche il nuovo piano industriale dovrà partire da questi presupposti, ma ora dovrà tener conto dell'ingresso dello Stato e del sostanziale mutamento della governance della banca. Si stima che questi passaggi necessiteranno di 2-3 mesi di tempo, ma fare pronostici è difficile perché il percorso sarà parallelo alle trattative fra governo, BCE e Unione Europea. Resta poi il nodo crediti deteriorati. I piani senesi prevedevano una loro suddivisione in tranche, fra cui la senior che sarebbe stata assistita dalla garanzia dello Stato e che avrebbe giovato di un prestito ponte da parte delle banche di affari e la mezzanine che sarebbe stata sottoscritta da Fondo Atlante. Il fallimento del salvataggio sul mercato azzera però tutti i contratti e gli impegni presi. Nei giorni scorsi, Questio, che gestisce il Fondo Atlante, ha fatto sapere di essere disponibile anche con un intervento dello Stato nel capitale, ma ora Monte dei Paschi potrebbe sia rinegoziare ogni aspetto dell'operazione, sia studiarne una totalmente nuova. E si potrae anche per oggi la sospensione di Monte dei Paschi dagli scambi in Piazza Affari. Si apprende da Borsa Italiana che mantiene in atto il provvedimento scattato prima di Natale a seguito di una disposizione della Consob.